La nostra è una società pubblica di proprietà dei cittadini di 37 comuni della provincia di Milano e della provincia stessa. Siamo una società che opera nell'est Ticino, quindi dal paese di Gaggiano fino a Castano Primo. Siamo una società che si occupa di tutela ambientale, come dice il nome della nostra realtà. Tutela ambientale cosa vuol dire? Vuol dire in particolare rispetto della natura, rispetto delle cose che ci sono state consegnate dai nostri padri, rispetto e reinvestimento rispetto a un'azione importante che riguarda anche il futuro e quindi anche le giovani generazioni. Tutela ambientale è una società che esiste da 45 anni, si occupa principalmente del ciclo integrato dell'acqua e in particolare negli ultimi anni di tutti quegli investimenti di carattere infrastrutturale legati alla depurazione dell'acqua. Molti di voi sanno che una volta che l'acqua scende dal proprio rubinetto di casa, va a finire in una serie di condotte e poi, io dico grazie anche alla nostra esperienza, in alcuni impianti che la depurano per poi rimettere nel ciclo del sistema ambientale. In particolare per quel che ci riguarda nel Naviglio Grande e nel Parco del Ticino. Una delle nostre esperienze maggiori con l'educazione, con i ragazzi, l'abbiamo cercato di rendere più visibile a tutti, più semplice anche come comprensione, qual è la storia di una goccia d'acqua. Questo è il nostro lavoro, una goccia d'acqua che scende dal cielo durante un temporale, si infiltra nella nostra terra, viene poi pompata attraverso gli acquedotti delle nostre case, consumata da noi tutti e poi entra come scarico nelle nostre tubazioni e va a finire nei nostri impianti. Qui viene trattata attraverso una serie di sistemi di carattere chimico e meccanico e ritorna nel ciclo vitale attraverso il Naviglio Grande, il Ticino, fino al mare. A quel punto la goccia d'acqua, attraverso un sistema di evaporazione, ritorna in cielo e ricomincia il proprio ciclo. L'impianto di depurazione delle acque reflue di Robecco sul Naviglio è entrato in funzione nel 1992. Si tratta di un impianto di tipo biologico a fanghi attivi. Il suo scopo è quello di ricreare le condizioni che esistono in natura e che permettono l'autodepurazione delle acque. Tutto questo deve avvenire nel minor tempo e nel minor spazio possibile. Si devono infatti ottimizzare i parametri che influenzano il processo depurativo. Situato all'interno del Parco del Ticino, l'impianto, che si estende per una superficie di 80.000 metri quadrati, è stato progettato per una popolazione equivalente di 330.000 unità. La portata annua trattata è di circa 38 milioni di metri cubi. Il processo di depurazione tratta mediamente un volume giornaliero di 96.000 metri cubi. Il liquame giunge all'impianto attraverso una rete di collettori fognari che si estende per circa 80 km, raccogliendo i reflui di 23 comuni. Una volta depurate, le acque sono immesse nel fiume Ticino. Il ciclo di trattamento delle acque reflue prevede per ognuna delle due linee di processo un primo stadio o trattamento primario, costituito da grigliatura, dissabbiatura, desoliatura e sedimentazione primaria, un secondo stadio o trattamento secondario, realizzato secondo la tecnica dei fanghi attivi, che consente i processi di ossidazione, nitrificazione, denitrificazione ed infine la sedimentazione secondaria. E un terzo stadio, trattamento terziario, è finalizzato alla rimozione chimica del fosforo mediante precipitazione chimica con sali di alluminio. È importante ricordare che ogni fase di gestione dell'impianto è costantemente monitorata dal telecontrollo, che garantisce costantemente la sicurezza e l'efficienza dei sistemi e delle apparecchiature. Il telecontrollo è collegato a un servizio di pronto intervento e reperibilità esteso anche agli impianti dell'azienda.
alla rete dei collettori e alle stazioni di telecontrollo e rilevamento dei principali parametri installate presso i recapiti fognari comunali. Presso l'impianto è attivo un servizio centralizzato di laboratorio per le analisi chimiche e microbiologiche. Le determinazioni vengono effettuate per i principali parametri di qualità delle acque e riguardano tutti gli impianti gestiti, pH, COD, BOD, metalli, ammoniaca, nitriti, nitrati, solidi sospesi, solidi sedimentabili, tensioattivi e altre previste dalla normativa vigente. Si eseguono inoltre campionamenti e analisi di controllo sui recapiti fognari dei comuni e sugli insediamenti produttivi allacciati. Un saluto finale con l'invito a venirci a trovare, a contattarci, a esserci vicini, voi a noi e noi a voi. Vi aspettiamo volentieri presso i nostri impianti per potervi far conoscere sempre di più ciò che facciamo e siamo a vostra disposizione. Grazie.